Buongiorno e bentornati sul canale. Oggi facciamo un video diverso, oggi facciamo un video in collaborazione con Sara del canale Sara Channel di Porto e vi lascio qui una schedina o qui sotto nell'info box il link per andare subito al suo canale e vedere anche il suo video. Ora, questo è un video 5 cose che amo e 5 cose che odio. Cominciamo con le cose che amo. Come prima cosa, numero 1, mettiamo l'essere madre. L'essere madre è la prima cosa che amo perché l'ho deciso, l'ho scelto, l'ho voluto con tutto il mio cuore, quindi chiaramente la metto al primo posto. Poi, secondo posto, trucco e parrucco, perché secondo me vanno all'unisono, quindi trucco e parrucco è per me una cosa unica, non sono due cose, è una cosa unica. Quindi poi al terzo posto ci metto fantasticare barra sognare, perché è uguale, è la stessa cosa, quindi vanno a braccetto. La quarta cosa è cucinare. Adoro cucinare, io amo cucinare per mio figlio, per mio marito, per le mie zie, per i miei amici, insomma amo cucinare per la mia famiglia e per i miei amici. Come ultima cosa, ma non per importanza, i complimenti. Raga, io sono egocentrica, a me io mi piaccio e quindi di conseguenza quando qualcuno mi dice quanto sei bella io ma grazie, cioè lo so che è una cosa che non si dovrebbe dire ma io mi piaccio e quindi di conseguenza i complimenti mi fanno vabbè. Detto ciò, le 5 cose che ho. Al primo posto io metto lo sporco, a me mi fa schifo vedere casa zozza. Io sono una cavolo di malata di pulito, devo avere sempre tutto in ordine. C'è la mia amica Grazia che mi prende in giro tutti i giorni, che pure lei è malata come me, non è che. Però mi chiama e mi fa: che stai a fare? Stai a pulire? Sì, sto a pulire, quindi per dire, no? Al secondo posto, che poi alla fine va molto a braccetto con il primo, è il disordine. È una cosa che non tollero. Non la tollero, non ci deve stare niente in disordine. A me piace casa pulita, sistemata, molto minimal, e con mio figlio questo non va per niente a braccio. Comunque, essendo un bambino, giustamente mette tutta casa sotto sopra. Poi io in questo momento non vivo in una casa grande, quindi insomma gli spazi sono un po' quelli che sono, quindi di conseguenza è ancora più brutto se hai una casa diciamo piccolina vederla in disordine, perché ti sembra veramente tutta a suo quadro. Come terzo punto, essere presa in giro, in tutti i sensi. Perché? Perché io sono permalosa. Questo è un mio difetto, però io ammetto i miei difetti. Sono permalosa, quindi se tu mi prendi in giro, diciamo lo sfottò, mi disturba perché sono permalosa. Ma in generale, anche nella vita, no? Odio essere presa in giro, non in senso di sfottò, ma proprio di presa per il culo, ecco, detto proprio in soldoni così ci capiamo meglio. Perché io sono una persona molto, come mi vedi sono, cioè nel senso che se io penso che sei una stronza io te lo dico, non me ne frega niente se poi ti offendi. Essendo romana, a Roma si dice se ti offendi paghi da bere, cioè quindi cerco di filtrare, chiaramente essendo una persona adulta non è che mando a fanculo la gente così. Però voglio dire, se sei una persona che mi disturbi, che non mi piaci, puoi star tranquilla che te lo dico. Quindi odio essere presa in giro. Se ti sto sulle spallotas, dillo, cioè qual è il problema, capo uguale. Poi, chiudiamo questa piccola parentesi, parolacciara. La quarta cosa che odio, odio chi mi dice cosa devo o cosa non devo fare. Cioè, io ho quasi 30 anni, no? Arrivi te, pinco pallo, e mi dici cosa devo fare, cosa non devo fare. Ma chi sei? Io faccio quello che mi pare, sono una persona, sono nata libera. Una cosa che mi diceva sempre mio padre è: tu sei al mondo, adesso sei libera, devi fare quello che ti pare a te. La vita è la tua, la scegli te. Tu decidi qual è il tuo destino, qual è la tua vita. Chiaramente nei limiti di legge, è chiaro il concetto, no? Ecco. Come ultimo punto, ma non anche questo non per importanza, odio non poter dire la mia.
se mi zittisci e non mi dai modo di poter colloquiare, di poter intraprendere una conversazione con te, nel senso che tu dici la tua ma non mi dai modo a me di ribattere, io mi incavolo come una biscia curda, perché io devo dire la mia e quindi di conseguenza la dico sempre. Sì, perché sono fatta così. Io ho un carattere talmente particolare che o mi ami o mi odi, non c'è una via di mezzo, sì, mi sta simpatica, no, o me ami o me odi. Quindi, allora, spero che questo piccolo video vi possa aver tenuto compagnia. Vi ricordo ancora una volta di passare nel canale Sara Channel di Porto, che vi lascio o qui, boh, non so, o qui sotto nell'info box, insomma guardate un po' in giro nello schermo oltre la mia facciona, o qui sotto. Andate a vedere anche il suo video, così scoprite anche quali sono le sue 5 cose che ama e 5 cose che odia. Io vi mando un grande bacio dal profondo del mio cuore, spero che questo video vi sia piaciuto. E se così è stato, chiaramente lasciate un like, condividete sui vostri social, qui sotto nell'info box vi lascio sempre tutti i miei canali per potermi seguire, Facebook, Instagram, Google+, in modo tale che così possiamo chattare, mi potete scrivere le vostre cose, eccetera, eccetera, eccetera. Detto ciò, io vi mando un grande bacio, bisous mon cœur!